L'anno scorso ho partecipato per 6 mesi a quello che mi è stato detto essere un esperimento psicologico. Trovai un annuncio sul giornale locale nel quale si cercavano persone in possesso di spiccata fantasia e che volessero guadagnare bene. Considerando che si trattava dell'unico annuncio di quella settimana per il quale fossi lontanamente qualificato, telefonai per organizzare un colloquio. Mi dissero che tutto quello che avrei dovuto fare sarebbe stato rimanere in una stanza, da solo, con dei sensori attaccati alla testa per leggere e monitorare la mia attività cerebrale. Durante tutto il processo avrei visualizzato un doppio di me stesso. Lo chiamarono il mio tulpa. Sembrava tutto piuttosto semplice ed accettai di farlo non appena mi dissero quanto sarei stato pagato, ed il giorno successivo iniziai. Mi portarono in una piccola stanza con un letto ed un tavolo. Poi mi attaccarono i sensori alla testa, agganciandoli ad una piccola scatola nera posizionata sul tavolo accanto a me. Mi parlarono nuovamente del processo di visualizzazione del mio doppio, spiegandomi che sarebbe stato un riflesso dei miei stati d'animo. Se mi fossi annoiato o fossi divenuto irrequieto, invece di muovermi, avrei visualizzato il mio doppio muoversi nella stanza. Ma avrei anche dovuto cercare di interagire con lui e possibilmente riuscirci. L'idea era di tenerlo con me per tutto il tempo che avrei trascorso in camera. Ebbi alcuni problemi nei primi giorni. Si trattava di una specie di sogno ad occhi aperti, ma molto più controllato di qualsiasi altro tipo di sogno avessi mai fatto prima. Immaginavo il mio doppio e riuscivo a visualizzarlo per qualche minuto, salvo poi perderlo non appena mi veniva a mancare un'adeguata concentrazione. Ma già al quarto giorno riuscii a tenerlo presente per tutte e 6 le ore di permanenza nella stanza. Mi dissero che stavo andando molto bene. La seconda settimana mi diedero una camera diversa, con degli altoparlanti a parete. Dissero che la loro intenzione era di verificare se riuscissi a tenere il tulpa con me, nonostante gli stimoli sonori che inevitabilmente mi avrebbero distratto. La musica era discordante, fastidiosa ed a tratti inquietante. Rendeva il processo più difficile, ma ce la feci comunque. La settimana successiva provvederono a diffondere una musica ancora peggiore, composta da grida e strani suoni che si ripetevano in loop. Quello che sembrava lo stridulo rumore di un vecchio modem in connessione si alternava a voci gutturali che parlavano una specie di lingua straniera a me sconosciuta. Nonostante il fastidio, portai comunque a termine la missione. Ormai ero un professionista. Dopo circa un mese però cominciai ad annoiarmi e per ravvivare la situazione iniziai ad interagire con il mio doppio. Facevamo conversazioni, giocavamo a sasso o carta forbice, oppure lo immaginavo fare le cose più assurde, tipo arrampicarsi sui muri come l'uomo ragno, ballare la breakdance o qualsiasi altra cosa mi passasse per la testa in quel momento. Chiesi ai ricercatori se queste cose avrebbero potuto influire negativamente sullo studio. Ma loro parvero incoraggiarmi a sperimentare tutto quello che avevo in mente. Così, continuammo nelle nostre interazioni e fu divertente per un po'. Ma poi divenne strano. Un giorno mi ritrovai a raccontargli del mio primo appuntamento, ormai lontano nel tempo, e lui mi corresse. Gli avevo detto che lei indossava un top giallo. Lui invece mi disse che era verde. Ci pensai un attimo e realizzai che avesse ragione. La cosa mi fece venire i brividi e ne parlai con i ricercatori, i quali mi spiegarono che nel mio subconscio in realtà sapevo di avere torto, ed in pratica ero stato io stesso a correggermi, attraverso il tulpa. Quello che in un primo momento mi era sembrato agghiacciante, divenne improvvisamente molto interessante. Stavo in pratica parlando con il mio subconscio. Mi ci volle un po' di pratica, ma scoprii che attraverso il doppio potevo accedere a tutti i tipi di ricordi. Potevo narrare pagine e pagine di libri letti una sola volta, anni prima, oppure recuperare nozioni insegnatemi al liceo e subito dimenticate. Era davvero fantastico. Fu in quel periodo che cominciai a richiamare e visualizzare il mio tulpa anche fuori dal centro di ricerca, senza l'ausilio dei sensori. Mi ero così abituato alla sua presenza che mi sembrava strano non vederlo. Era divertente portarlo con me come se si trattasse di una specie di amico invisibile. Lo immaginavo quando uscivo con gli amici o quando andavo a trovare mia madre. Una volta lo portai persino con me ad un appuntamento. Non avevo bisogno di parlargli. Riuscivo a conversare con lui anche senza aprire bocca e nessuno se ne accorgeva.
Non solo era un depositario ambulante di tutto ciò che conoscevo e di tutto ciò che avevo dimenticato, ma a volte mi sembrava anche più in contatto con me di quanto lo fossi io stesso. Aveva una comprensione incredibile del linguaggio corporeo, dettagli che io, a livello conscio, non sarei mai riuscito a cogliere. Ad esempio, pensavo che l'appuntamento al quale l'avevo portato stesse andando male, ma lui mi fece notare il modo di ridere che lei aveva, il suo chinarsi verso di me mentre parlavo, e molti altri piccoli indizi che consapevolmente non avrei mai colto, ed aveva ragione su tutto. Al quarto mese di permanenza presso il centro di ricerca, lui era costantemente con me. I ricercatori a volte mi chiedevano se avessi smesso di visualizzarlo al di fuori del centro, ricevendo ovviamente risposte negative. Sembravano contenti di questo. Chiesi lumi al mio doppio in merito, ma lui sembrò non curarsene, e così feci io. Quanto mi stava accadendo, però, portò anche conseguenze negative. Arrivai al punto di isolarmi dal resto del mondo. Avevo problemi a relazionarmi con le persone. Mi sembrava che fossero così confuse e insicure di loro stesse, a differenza mia. Tutto ciò rendeva la socializzazione imbarazzante. Nessun altro sembrava consapevole delle ragioni delle proprie azioni, del perché alcune cose li facessero arrabbiare ed altre ridere. Non sapevano cosa li muovesse. Ma io lo sapevo, o almeno potevo chiederlo ed ottenere una risposta. Una sera un mio vecchio amico venne a casa mia. Bussò alla porta affinché non aprii ed entrò imprecando. Disse che mi aveva cercato per settimane senza che mi fossi degnato neppure di rispondergli. Era decisamente infuriato. Stavo per scusarmi con lui e probabilmente gli avrei proposto di andare al bar a bere qualcosa. Ma il mio tulpa, all'improvviso, si rivolse a me con aria furente. «Colpiscilo», disse. E prima ancora che me ne rendessi conto, lo feci. Sentii il suo naso rompersi sotto al mio pugno. Caddi a terra e si rialzò barcollando. Poi iniziamo a picchiarci a vicenda su e giù per l'appartamento. Ero più arrabbiato di quanto non lo fossi mai stato e non fui clemente. Lo buttai a terra dandogli ripetuti calci alle costole e fu allora che fuggì, trascinandosi fuori dall'appartamento tra un sospiro ed un rantolo. La polizia passò qualche minuto dopo, ma io dissi loro che era stato lui ad istigarmi, e siccome non vi era modo di stabilire la verità, me la cavai con un semplice avvertimento. Il mio tulpa sorrise per tutto il tempo. Passammo la notte a ridere e festeggiare la mia vittoria. Solo la mattina seguente, mentre controllavo il mio occhio nero allo specchio, mi ricordai di ciò che mi aveva fatto scattare. Era stato il mio doppio ad infuriarsi, non io. Improvvisamente mi vergognai. Era stato lui a spingermi a litigare con un amico la cui unica colpa era essersi preoccupato per me. Lui era lì, naturalmente, e conosceva tutti i miei pensieri. Non hai più bisogno di amici, non hai bisogno di nessun altro, mi disse. E sentii un brivido sulla mia pelle. Raccontai l'accaduto ai ricercatori del centro, ma loro mi risero in faccia. Mi dissero che non potevo aver paura di qualcosa che stavo soltanto immaginando. E mentre parlavano, il mio tulpa era in piedi di fianco a loro e muoveva la testa su e giù in segno di approvazione. Cercai di dare retta alle loro parole, ma nei giorni successivi mi ritrovai sempre più ansioso e preoccupato. Ebbi la chiara sensazione che il mio doppio stesse in qualche modo cambiando. Sembrava addirittura più alto e minaccioso. I suoi occhi brillavano di malizia e non leggevo nulla di buono nel suo costante sorriso. Non valeva la pena di perdere la testa per quel lavoro e considerando che la situazione era ormai fuori controllo, decisi che l'avrei neutralizzato. Ero così abituato a lui a quel punto che visualizzarlo era ormai un processo automatico. Così cominciai a cercare in tutti i modi di non farlo. Mi ci vollero alcuni giorni, ma poi iniziò a funzionare. Riuscivo a sbarazzarmi di lui per diverse ore. Purtroppo, però, non costantemente. Ed ogni volta che tornava era sempre peggio. La sua pelle era color cenere ed i suoi denti più affilati. Farfugliava, imprecava e minacciava.
La musica discordante che ascoltavo da mesi, quelle frasi sconosciute e quello strano rumore di un modem in connessione, sembravano accompagnarlo ovunque. Anche quando ero a casa, non appena mi rilassavo e non mi concentravo più sul fatto di non vederlo, lui appariva immediatamente e quei rumori disturbanti con lui. Andavo ancora al centro di ricerca, trascorrendovi le solite 6 ore. Purtroppo avevo bisogno di soldi. E pensavo che in realtà non si rendessero conto che non stessi più visualizzando attivamente il mio tulpa. Ma mi sbagliavo. Un giorno, appena finito il turno, due energumeni in camice bianco mi afferrarono ed un medico del laboratorio mi infilò un ago in vena. Quando mi svegliai dal mio torpore, ero di nuovo nella stanza, legato al letto, con la musica a tutto volume ed il mio doppio in piedi sopra di me, a ridacchiare. Non aveva più l'aspetto neppure di un essere umano. I suoi lineamenti erano strani, contorti, gli occhi infossati nelle orbite spenti come quelli di un cadavere. Le sue mani erano più grandi del normale, con degli artigli al posto delle unghie. Insomma, era terrificante. Cercai di liberarmi di lui come ero solito fare, ma non riuscii in alcun modo a concentrarmi. Lui ridacchiò, dando un paio di colpi sulla flebo. Ti stanno riempiendo di roba buona, vedo. Come va la testa? Sei confuso? Si avvicinò sempre di più mentre parlava. Il suo alito puzzava di carne viziata. Ogni sforzo di cacciarlo via fu vano. La settimana successiva fu terribile. Ogni tanto qualcuno con un camice da dottore entrava e mi iniettava qualcosa o mi costringeva a prendere una pillola. Cercavano di mantenermi confuso e poco concentrato, a volte in preda alle allucinazioni. La mia forma pensiero, il mio tulpa, era ancora presente ed interagiva con quelle stesse allucinazioni. O forse era esso stesso a provocarle. Vidi mia madre che mi rimproverava come faceva quando ero bambino, e lui le tagliava la gola. Il suo sangue mi colò addosso senza che potessi fare nulla per evitarlo. Fu così reale che quasi potei sentirne il sapore. I medici non mi parlarono più. A volte pregavo, altre urlavo. Lanciavo invettive e chiedevo risposte. Inutilmente. Forse però parlavano con il mio doppio, il mio mostro personale. Non ne sono sicuro. Ero così drogato e confuso che forse si trattò solo di un'altra illusione, ma ricordo di averli visti parlare con lui. Ad un certo punto mi convinsi che fosse lui quello vero ed io la sua forma pensiero. Ma ci fu un'altra cosa che pensai e pregai potesse essere un'illusione. Lui poteva toccarmi, anzi, poteva farmi del male. Mi punzecchiava con i suoi artigli quando si accorgeva che non gli prestassi le dovute attenzioni. Una volta mi afferrò i testicoli e li strinse talmente forte da farmi gridare. Mi tagliò anche l'avambraccio con uno dei suoi artigli. Ho ancora la cicatrice. Cerco di convincermi di essermi ferito da solo e che abbia soltanto immaginato fosse stato lui. Forse andò proprio così. Poi un giorno, mentre mi raccontava una storia su come avrebbe sventrato tutti quelli che amavo, a cominciare da mia sorella, si fermò. Uno sguardo inquieto gli attraversò il viso. Si allungò toccandomi la testa, esattamente come faceva mia madre quando avevo la febbre. Rimase immobile per un lungo momento e poi sorrise. Tutti i pensieri sono creativi, mi disse. Poi uscì dalla porta. Poco dopo mi fecero un'iniezione e persi i sensi. Quando mi svegliai, non ero più legato. Tremando, mi avvicinai alla porta e la trovai aperta. Uscii nel corridoio, freddo e vuoto, e poi corsi via, inciampando più di una volta. Ma riuscii comunque ad andarmene dall'edificio, crollando esausto poco lontano da esso. Alla fine, in qualche modo, tornai a casa, non ricordo come. Chiusi la porta a chiave, vi spinsi contro la cassettiera e dopo una lunga doccia, dormii per un giorno intero. Nessuno venne a prendermi quella notte.
E nessuno venne il giorno dopo, né quello dopo ancora. Era finita. Avevo passato una settimana chiuso in quella stanza, ma mi era sembrato un secolo. E la cosa peggiore fu che mi ero talmente isolato dal resto del mondo che nessuno si accorse della mia scomparsa. La polizia non trovò nulla quando denunciai l'accaduto. Il centro di ricerca era completamente vuoto durante la perquisizione. Nessuna traccia. I nomi utilizzati dai presunti scienziati si rivelarono falsi ed anche i soldi che avevo ricevuto sul mio conto furono irrintracciabili. Col tempo mi sono ripreso, per quanto possibile. Non esco molto di casa e quando lo faccio ho continui attacchi di panico. Piango molto. Non dormo quasi per niente e quando succede, i miei incubi sono terribili. È finita, mi dico. Sono sopravvissuto. Utilizzo la capacità di concentrazione che quei bastardi mi hanno insegnato per convincermi di questo. Ed a volte funziona. Non oggi, però. 3 giorni fa ho ricevuto una telefonata da mia madre. C'è stata una tragedia. Mia sorella è morta. È soltanto l'ultima vittima di una serie di omicidi, così dice la polizia. Il colpevole rapina le sue vittime e poi le sventra. Il funerale è stato questo pomeriggio. Una bella funzione, per quanto possa esserlo un funerale. Per tutto il tempo, però, sono stato distratto. Sentivo solamente una musica. Suoni discordanti. Un loop di voci gutturali in una lingua sconosciuta. E lo stridulo rumore di un vecchio modem in connessione. Lo sento ancora. Un po' più forte adesso.